Controllare il proprio PC o Mac con Arduino è una cosa veramente molto semplice. Come per il tutorial su come creare un controller per DaVinci Resolve, la scheda che dovremmo utilizzare è un Arduino Leonardo. Questa fantastica scheda ha installato al suo interno un firmware che gli permette di essere visto dal sistema come un dispositivo di input, tipo un mouse o una tastiera. Utilizzando la libreria mouse già presente nell'installazione dell'IDE di Arduino, con poche righe di codice e qualche accortezza, potremmo controllare la freccetta del nostro computer da un joystick collegato all'Arduino. In poche parole, realizziamo un semplice mouse con Arduino. Dico semplice, perché potrà far muovere solo la freccia e fargli fare il click del tasto sinistro. Due premesse. Quando l'Arduino Leonardo viene utilizzato come dispositivo di input, è probabile che invii costantemente dati alla porta seriale di collegamento, che poi è la stessa che viene utilizzata per programmarlo. Quindi, se non vogliamo rischiare di rendere inutilizzabile tale scheda, dobbiamo necessariamente controllare il codice per verificare che non ci siano errori o loop non bloccabili. E inoltre dobbiamo dotare il programma di un pulsante o interruttore che permetta di attivare e disattivare le funzioni di input utilizzate. Mentre stavo scrivendo il codice, mi sono reso conto che all'interno della libreria è già presente un esempio perfettamente funzionante, quindi ho riadattato il mio e l'ho fuso con l'originale, commentando in italiano in modo da rendere più comprensibile il codice a chi non sa nulla o poco di come programmare Arduino. In poche parole vi spiego come funziona. Richiamiamo la libreria mouse includendola nel programma in modo da utilizzare tutte le funzioni presenti al suo interno e rendere più fluido il codice. Definiamo quali sono i pin utilizzati dal sistema. Dichiariamo tutte le variabili per il suo controllo, le soglie e i tempi di risposta e le variabili per il controllo degli stati dei pulsanti. Utilizzeremo due pulsanti, uno per l'attivazione e disattivazione della funzione mouse, che è esterno, ed uno per simulare il click del tasto sinistro del mouse. In questo caso utilizziamo quello interno al modulo KY023, il joystick. Le porte analogiche di tale modulo verranno collegate agli ingressi A0 e A1, rispettivamente valore X e valore Y del joystick. Dopo aver impostato nella funzione setup i pin di ingresso in modalità input pull-up e quello d'uscita in output per controllare il LED della board, inizializziamo l'oggetto mouse. Nel loop avverranno tutta una serie di controlli per capire se abbiamo premuto o meno determinati pulsanti, o se è cambiato il valore letto negli ingressi analogici. Quando lo stato di attivazione del mouse è high ed è attivo, i valori analogici letti vengono rimappati e controllati da soglie prima di diventare coordinate per il movimento della freccia, in modo da rendere più fluido il movimento e non farla muovere a caso a causa di interferenze. La funzione di rimappatura è scritta una sola volta e può essere utilizzata per entrambi gli assi. Questo è lo schema di collegamento che troverete nell'articolo che ho scritto sul mio blog. Nella descrizione del video trovate il link. Sempre nell'articolo è presente l'esempio da scaricare. Vediamo come funziona. Lo colleghiamo e sentiamo il solito suono che ci indica il collegamento di una periferica. Clicchiamo il pulsante per attivare la funzione e muoviamo la freccia col joystick. Se clicco sul joystick, simulo il tasto sinistro del mouse.
Bene, anche per questo tutorial è tutto, spero che vi sia piaciuto. Per quanto possa essere semplice, ricordatevi che siete voi poi che dovete aggiungerci un po' di creatività per rendere il sistema unico. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube e spuntate la campanella delle notifiche, seguitemi su tutti gli altri miei social e se avete delle domande fatemele pure, tanto non vi rispondo. Ciao ciao! No vabbè, scherzo.